amore. Niente ragazzi, oggi Gianmarco è a casa da lavoro. Intanto buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, Marco è a casa da lavoro oggi. Abbiamo già fatto colazione. E stiamo facendo, stiamo andando in posta a fare la passeggiatina. A casa da lavoro perché è in cassa integrazione, tanto per cambiare, che hanno chiuso tutto e lui è uno di quelli che ci rimette più di tutti, tra virgolette, più di tutti. Siamo tutti nella stessa barca, eh? Sì. Chi più chi meno. E stava di niente, stiamo andando in posta. Siccome la posta è un po' lontano, abbiamo detto ciao, facciamo una bella passeggiata. Un chilometro. Ma no, amore, anche di più. Vabbè, comunque ci facciamo una bella passeggiatina stamattina. E poi mi fermerò in cartoleria che ci passiamo davanti. Niente, oggi è giornata così. Attraversiamo, no, perché c'è troppa gente di qua. Oggi giornata così, ragazzi. Per fortuna è una bella giornata. Va, questo qui è Capriate praticamente. Vedi tutti che passeggiano, siamo solo noi a passeggiare. E questa è Capriate San Gervasio. Adesso vediamo, se non c'è tanta gente ritorniamo sull'altro marciapiede, che è la più bella, l'altro marciapiede. Ci sono più alberi, più bello l'alberato. Comunque niente, raga, questa giornata è un po' una giornata così, di passeggiatina. Per fortuna, stavo dicendo, c'è una bella giornata e speriamo che tutto finisca presto. Ogni volta lo dico, amore, vediamo se riusciamo. Appena vieni, amore, guarda qui dove siamo adesso, non ci finito. Allora aggiungici in altri chilometro e mezzo sarà. Preferisco questa parte, guarda che bello. Niente raga, una giornatina così. Oggi siamo così. Un chilometro e otto. Hai visto che era più di un chilometro, quasi due. Comunque niente, ci facciamo questa passeggiatina. E a dopo raga. Però dai, è carina. Carina Capriate, dai. Stamattina non c'è nessuno in giro, ci siamo solo noi. Dondola tutto perché sto camminando, sto tenendo il telefono in mano. Per cui forse a qualcuno verrà il mal di mare e mi dispiace. Questa è la scuola vuota, qua c'è il parco giochi della scuola. Queste sono le medie, sono le medie, ma tutto chiuso. Questa settimana scuole sono chiuse, vero amore? Certo, per questo che sarà qua. Non perché vado a scuola, ma per il lavoro che faccio, se andiamo a scuole, per cui scuole chiuse, meno lavoro, brutta. Vabbè amore, dai, prima o poi finirà, Certo, tutto inizia e la fine obbligata. Poi dal 13 marzo si apre lo spiraglio. Amore, non vedo l'ora. Oggi è 9. Anche se con un giorno in ritardo, auguri a tutte le fan. No, stavo dicendo io, auguri a tutte le donne. Con un giorno di ritardo. Ma solo quelle che hanno messo il like. Amore! Quelle che non hanno messo il like, no. Dai! Vedi, scuola secondaria di primo grado. Non c'è nessuno in giro, eh. Macchine. A piedi non c'è nessuno, amore. Vabbè, ma calcola che è anche martedì. È vero. Laggiù ci deve essere la cartoleria. C'è la cartoleria, però ci fermiamo al ritorno. Così. Sì, perché devo prendere, vedo che cosa prendermi. Devo prendermi delle mine. O scotch. Prendere delle mine da mettere in casa per quei due rider, così, esatto. 3.000 nel pavimento. Niente raga, dopo dai, ci finiamo questa bella passeggiatina, ce la godiamo stamattina. Ma che bello. Vedi, quando sono una passeggiatina
Ti fa felice, no? Sì, uscire un po' all'aria aperta, fai il giretto. Almeno camminare si può ancora, dai. Fai nel tuo nel proprio nel comune. Nel proprio comune. Nel rispetto delle regole vigenti. Ecco. E noi ce la godiamo stamattinata, dai. A dopo. Inizio del modellismo. E stavamo vedendo di fare il regalo di Natale per mio fratello prossimo anno, cioè quest'anno, cioè ti rendi conto, stiamo a fare la passeggiata e cioè ma guarda che bellina quella, io mi ricordo che quella macchinina lì ce l'aveva mio nonno, ce l'aveva, ma che bellina, però ce l'aveva arancione, e poi guarda la panda, mamma quanti ricordi, mo non ce n'è più una neanche a pagarla oro di panda. E niente, stavamo dicendo, siccome a mio fratello piacciono le macchine, e non gli abbiamo mai regalato un modellino, che tra l'altro lui le ha dei modellini in casa di macchine. E stavo pensando, ma perché non gli regaliamo una macchinina per Natale? E solo che non... guarda che bella quella! Amore, vieni a vedere che bella quella, caro Furebri, cos'è? C'è anche il Colosseo. Allora dopo veniamo a vedere di là, vieni di qua un attimo. Quella lì che macchina è, perdonami? Quale? Quella lì nera che sto inquadrando. Caro Funebre. No, è una vecchia Ford. Comunque, secondo te che macchina potrebbe piacere a mio fratello? Allora, tuo fratello gli piace le macchine sportive americane. O io andrei... Oh, c'è anche la DeLorean! O io andrei tipo sul Lancia Martini di dietro. Ascolta, secondo me a mio fratello gli piacciono le classiche americane. Piace tipo la Cadillac, la Cobra. Guarda che bella quella, proprio classica familiare di una volta. O anche le Lamborghini. Secondo me può essere un bel regalo. Vediamo invece quest'altra vetrina. No, mi piace più roba mia. Ah sì. C'è anche il Mazin Kaiser, che è bello. Guarda che bello il Colosseo. Mi sa che è in 3D, eh. Sì, amore, dove te lo metti? Se stava. Anche qua ci sono le macchine, però queste qua non gli interessano. No, questa è più da guerra. Ah. Più da parte di morte. Vabbè, dai, siamo passati di volta al negozio, mi hanno detto, ma ciao, dai, magari. Ora di Natale, che dici? Guarda, un bel Mazin Kaiser del genere per Natale non per è... chi? Per me? Ma da montare? O se no ci sarebbe... Ma da montare? Penso di sì. Ma dove te lo metti? In camera, altrimenti... In camera. Però questo qua il gig è troppo grande. No, rimaniamo su Mazin Kaiser. Anche le figure, ma che sono fatte bene. Ma sono bene. Sono anche quelle montate tutte. Quelle Broly di Dragon Ball. Sì, ma sono montate tutte... Sono montate. Sì, te le vende già così. Come si deve vedere dentro cos'ha qua, secondo me dentro... Vabbè dai, finiamo sta passeggiata, dai, amore, se non ci spicciamo più, eh. Andiamo. Occhiali pannati. Poi sto incontro luce. Ecco. Poi sto incontro luce, mi vedo una mazza. Comunque qua c'è la cartoleria. Cioè, entriamo adesso, sempre qua. Entrare adesso? Ah sì, dai, entriamo adesso. Magari non posso farvi entrare. Aspetta che guardo un attimo. Non credo che si possa entrare. Guarda quanti bei colori, va bene. Le mine per la matita. Lo scotch non ce l'aveva. Attraversiamo. Scotch non ce l'aveva, pennarelli decenti non ne aveva. Quelle che ci scavo io con la punta fine. Ah vabbè. E noi intanto ci facciamo la nostra passeggiatina. Yes. Qua c'è una seconda scuola elementare, non sapevamo neanche che c'era. Stiamo facendo sempre capriate, nuova. Stiamo facendo una strada nuova mai battuta. Un po' più per allungare la strada. Che bello! Mi viene buono da fare anche a me col monopattino perché. Questo è qui ciclabile. Invece, amore, cosa c'è al di là di questa grata? C'è il centro, la casa di riposo Cerruti. Dove c'era la mamma? Viva Zanicchi. Ai tempi. Sì. E qua, se non ricordo male, parlano di 2-5-3 mila euro al mese. Ah. Così a spanne, eh. E questo qui... Sì, comunque si sentono voci dalla scuola. Beh. Non si capisce. Comunque c'è una marea di finestre pure. Che... Qua una volta si poteva entrare a fare il giro del parco. Ah sì? Non sapevo. Sì, una volta... Questo video, ragazzi, è molto relax, si può dire relax? Sì, cioè se non avete niente da fare in pandemia guardatevi il video. Dai, amore! Adesso devi mettere sul divano, col telecomando in mano,
lo spritz da un lato e niente da fare dall'altro. Ma devo fare ancora il video del matrimonio, Lo so. Devi passarmelo a me, poi io lo devo editare, poi lo devo ripassare a te. Poi ti metti sul divano, lo spritz da un lato, niente dall'altro, quindi... Ci siamo quasi, ragazzi, quell'edificio lì ce l'ha posta. Un bel tocco, eh? No, vabbè, è passato, dai. È passato? Ma che bel parco c'ha la casa di riposo. Un bel parco. Va bene, va, andiamo. Che faccia, Sha? Amore. Allora, stiamo tornando indietro. E abbiamo preso questa via qui, che è un'altra strada nuova. Un'altra strada nuova che non abbiamo mai fatto. E credo che sia una specie di residenziale, Marco, sono tutte villette. Perché sono tutte stradine a sensi unici, terziari più che secondari. Boh. Non è che ci passiamo in macchina granché. No, infatti, qui. A parte che senso unico si arriva solo dall'altra parte. Anche con monopattino, secondo me, se andare in posta questa è ancora meglio che mi sparo giù diretto. Ah sì, poi non c'è neanche traffico, Marco, sai. Comunque niente, ragazzi, io spero che comunque anche questo video passeggiatina vi sia piaciuto. Più che altro devo stare in compagnia, ecco. Non stare in compagnia. Guarda che bellina questa villa, questa villettina. Poi anche perché lunedì non è uscito il video. No, amore, adesso è molto... Che ne avete voluti due domenica? Niente, raga, io spero comunque di avervi fatto un po' di... Che speriamo, tutti e due. Non ce l'avevi riuscito? Speriamo. Ah, l'acquedotto. Che bello! Speriamo di avervi fatto un po' di compagnia in questa nostra passeggiatina. Che bella questa casa grande. Un po' di compagnia anche oggi e noi vi salutiamo, finiamo la passeggiatina tranquilla, relax stamattina, per fortuna una bella giornata e niente, speriamo che finisca tutto presto, amore? Speriamo che finisca tutto presto. Vuoi salutare? Ciao ragazzi. Ciao raga, bella, spolliciate. bella bro Spolliciate. Quindi vedete anche per strada. E alla prossima, ciao. Hello, good morning. Good morning.